Milano Zay per sognare i playoff, il Monterosi per proseguire la corsa verso la Serie C. Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta al comunale Licius di Milano Zay, grazie alle immagini di Andrea Farris, per raccontarvi la 24esima giornata del campionato di Serie D. Inizia intanto la partita con subito il Monterosi, esattamente qui il Monterosi, ma la rimessa laterale qui giocata in avanti per Raimo, prova a passare poi Varela, posizione difficile, la palleggia Varela che sfiora un gran gol dopo 5 minuti di gioco. Il pallone giocato per Borelli, il cross sul secondo palo, la Gorga si deve allungare, il cross tagliato in mezzo nell'area piccola, poi tentativo di rovesciata, si gioca, può ripartire il Lanusè che si affida alla velocità di Varela, possibilità di andare in uno contro uno con Cancellieri, sta arrivando anche Rea, Varela da solo, Varela! È un grandissimo gol quello di Mohamed Varela, passa in vantaggio il Lanusè con il portoghese dopo un quarto d'ora di gioco. Ancora il numero 9 del Monterosi, molto largo sulla destra, mette il cross in mezzo, quasi un tiro. La Gorga però risponde presente. Borelli dalla distanza, la Gorga. Lanusè che difende a uomo, palla giocata corta in mezzo. Via la finta, Raimo cerca di metterla sul secondo palo, ancora buona per un cross di Bonu e poi il colpo di testa e la parata, palla ancora messa in mezzo e fallisce, una clamorosa occasione da rete, vittoria a Tili. Finta mischia in area di rigore, il cross sul primo palo allontana, poi Varela prova col mancino, il tocco sotto porta e il salvataggio clamoroso, ma c'era la posizione irregolare. Giocatore cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona che prova ad eludere il raddoppio e ci riesce con questo tocco all'indietro, il cross di Capodaglio, il tocco buono per Cao, grandissima parata di La Gorga, c'è la posizione irregolare, Raimo col mancino, no, Arvia col destro, il pallone messo per un colpo di testa troppo debole, il pallone giocato dentro per Pellacani, la sponda per il sinistro al volo provato da Musasowe, palla al lato. Capodaglio prova a metterla in mezzo per il colpo di testa e il gol di Costantini, ma si alza la bandierina. Capodaglio circondato, trova la linea di passaggio per Sowe, ancora Sowe, il tiro deviato e arriva l'intervento di La Gorga, protagonista di questi avvisi verbali da parte dell'arbitro. Qui il cross giocato in mezzo, la parata di La Gorga, ma non basta, arriva il pareggio con Andrea Costantini che pareggia la partita a 11 minuti dalla fine. Il Monterosi va sull'1-1 con il suo capitano, palla giocata in mezzo ed un passo dal 2-1 ancora Andrea Costantini. Eccolo qui, il triplice fischio, finisce 1-1 la sfida tra Lanusè e Monterosi.